Torniamo al Vinitaly, la Toscana brinda al Vinitaly, i nostri vini migliorano le esportazioni, il nuovo obiettivo è sfondare sul mercato cinese, come ci racconta Pietro Di Lazzaro. L'edizione dei record e della definitiva consacrazione del Made in Tuscany. Il Vinitaly numero 50 si è aperto ed è continuato nel segno dei presidenti. All'inaugurazione il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha anche visitato per i 300 anni lo stand del Chianti Classico. Il giorno dopo è stata la volta del premier Matteo Renzi, che in un incontro con il magnate cinese Jack Ma, Mr. Alibaba, ha fissato nella Cina e nel sud-est asiatico la nuova grande frontiera per il vino italiano. Sul bisogno di fare squadra, in realtà si era espresso anche il presidente della regione Enrico Rossi. Dopo tanti richiami al fare sistema, alla fine gli imprenditori, i consorzi si sono presentati con questo consorzio del vino toscano che ci permette di avere un interlocutore e quindi di fare davvero politiche per la promozione, politiche per supportare questa importante attività. Si potrebbe fare qualche cosa di più, ad esempio il nobile di Montepulciano, i cinesi lo conoscono. Ma i cinesi sicuramente conoscono il nostro vino, siamo andati a fare varie presentazioni, siamo stati presenti anche quest'anno, abbiamo fatto dei seminari che per far conoscere sia il vino che il territorio, seminari che vanno molto bene, ma sicuramente la cultura del vino in Cina ancora non è così sviluppata. La Toscana è di gran lunga la regione più rappresentata al Vinitaly, con oltre 700 aziende espositrici. Qui il ruolo delle donne è in continua crescita. L'ha detto anche il Presidente della Repubblica inaugurando la fiera e le donne non sono più nello sfondo ma sono proprio nelle prime linee, come protagoniste. Perché il vino è donna? Perché deve essere donna soprattutto per stare sul mercato, specie su quello internazionale? Io credo di poter rivendicare che la sensibilità femminile si esprime in ogni settore ed anche in quello vitivinicolo che in realtà è per antonomasia abbastanza maschile. Quindi noi siamo qui a rappresentare che è possibile un approccio diverso, un approccio magari un pochino più sensibile, più disponibile e in maniera per niente aggressiva rivendichiamo un punto di vista diverso. L'apprezzamento comunque sui vini toscani è unanime. Veniamo qui da un paio d'anni e teniamo sempre la degustazione Chianti perché ottima qualità di vino. Chianti classiche, molto bene. Com'è? Buono, veramente buono, fruttato, corposo, veramente corposo. Lei conferma anche lei? Confermo, sì.